la moda che è il marchio dell'Italia nel mondo con il turismo per il Friuli Venezia Giulia. Grande avvenimento, cosa dobbiamo aggiungere ancora? Beh, questi sono i giovani, quindi qui siamo proprio all'inizio della filiera della moda, sono quelli che sperano e che noi speriamo di selezionare affinché diventino gli attori un po' della creatività del futuro. Vengono da 21 nazionalità. Mittelmoda è un'iniziativa pubblica sostanzialmente che non ha fini di lucro, quindi direi che parlarne così con enfasi e con entusiasmo sia ancora più bello, perché questi sono ragazzi che vengono da tutto il mondo e direi che in Mittelmoda c'è una squadra di persone che prevalentemente lo fa per passione, ecco. Quindi viva Grado che ci ospita per i 20 anni, doppio anniversario, e speriamo che sia di buon auspicio. Quello che conta è che un Mittelmoda in 20 anni sempre si rinnova. Sì, direi che quest'anno è un po' l'edizione delle tre città. Grado apre, Gorizia segue con l'esposizione del Museo di Santa Chiara degli abiti disegnati dai vincitori delle altre edizioni, che rimarranno esposti da luglio, dalla fine di luglio fino a settembre, e poi Milano, ovviamente durante la settimana della moda, una piccola presenza di Mittelmoda con i suoi vincitori. Nei tempi dei tagli, cosa vuol dire organizzare un evento così importante? È bella dura. È complicato perché siamo tutti in questo mondo, per cui sappiamo che ci sono dei fatti oggettivi per cui si taglia. Qualche volta non considerare, diciamo, che c'è tutto questo sforzo e tutto sommato c'è un buon ritorno d'immagine per la regione, per il territorio, per lo specifico comparto, così dispiace un po', diciamo, rende le cose più difficili, ma poi insomma si va avanti.